Ciao ragazzi, sono Davide Aru e oggi parliamo di questa nuovissima testata di casa Vox, nello specifico la MVX150H. Testata per chitarra da 150 watt, equipaggiata con valvola no tube, due canali indipendenti, totalmente indipendenti, con vari controlli che adesso andremo a vedere. Ogni canale è indipendente anche sotto l'aspetto della valvola, quindi c'è una valvola residente per ogni canale. Grazie a questa tecnologia la testata è anche molto molto leggera. Direi di dare un'occhiata prima a livello estetico per vedere tutti i controlli sia anteriori che posteriori della testata e poi successivamente ci facciamo una bella suonata per vedere un po' anche come suona. Dunque, nel pannello frontale della testata troviamo tutti i controlli dedicati per ogni canale. Quindi partiamo dal canale 1, che è il canale diciamo dedicato ai suoni più clean e crunch, selezionabile grazie a questo piccolo switchettino qui sotto. Potremo decidere se il primo canale deve suonare in maniera più clean o leggermente più sporca, più crunch diciamo. Abbiamo il pulsantino, lo switchino per il bright, e poi abbiamo l'ultimo switch per ottenere un suono più fat. Volume, tono e gain. All'inizio del pannello frontale qui troviamo il piccolo switch per selezionare i canali. Possiamo selezionarli sia da questo piccolo switch sia posizionarlo in terza posizione, c'è scritto foot switch, quindi controllare la testata interamente con una pedaliera esterna. Passiamo al canale 2, quello diciamo più cattivo, passatemi il termine. Anche qui per questo canale abbiamo due funzioni che possiamo selezionare, abbiamo rhythm e lead, poi abbiamo anche qui il switch per il bright, più avanti anche qui troviamo lo switch per il fat e troviamo anche un mid shift, quindi per avere un suono diciamo un pochino più bucato nella parte media. Qui abbiamo qualche controllo più su questo canale 2, perché abbiamo oltre ovviamente al gain abbiamo alti, medi, bassi e il volume, quindi abbiamo i due canali, sono totalmente, vedete, indipendenti, volume e gain separato per entrambi i canali. Nella parte finale della nostra testata, nella parte ultima del pannello, troviamo reverbero presente all'interno della testata, presence e resonance. Presence per controllare, diciamo, per fare un fine tuning, passatemi il termine, della parte alta del suono, e resonance invece per la parte bassa, per le basse. Poi abbiamo due master volume, cosa molto utile perché in questo modo possiamo settare due volumi separati per ognuno di questi suoni, il tutto richiamabile sempre dalla pedaliera. Bene, sulla parte frontale penso di aver detto tutto, passiamo alla parte posteriore della testata e vediamo cosa c'è dietro. Allora, nella parte posteriore troviamo ovviamente il pulsante d'accensione, questo piccolo eco switch, perché la testata ha una funzione di autospegnimento dopo un po' che non la si usa, cosa molto molto figa per risparmiare energia. Subito dopo troviamo l'uscita di potenza wet per il reverbero. Questa testata ci permette di utilizzare due cabinet e in uno mandare il suono da dry e nell'altro mandare soltanto la mandata del reverbero, così da avere veramente un suono stereofonico. Poi abbiamo le due uscite per la cassa, poi abbiamo il power level col quale possiamo selezionare la potenza della nostra testata, quindi possiamo scendere da full anche a metà, un quinto, un trentesimo e così via, cosa molto utile se uno vuole ottenere un suono spinto ma a dei volumi diciamo casalinghi, se volete. Dopodiché abbiamo l'uscita emulata qui, quindi abbiamo un'uscita con la quale possiamo andare in diretta con un suo cabinet già emulato all'interno. Proveremo anche questo per vedere come va e col suo volume dedicato. Poi abbiamo, come dicevo prima, tutti i canali sono controllabili tramite foot switch e questi sono gli ingressi del foot switch per controllare appunto tutta la testata dalla nostra pedaliera esterna. Poi abbiamo l'effect loop della nostra testata. Cosa molto interessante, qui abbiamo un piccolo switch col quale possiamo decidere se usare l'effect loop in serie o in parallelo. Molto interessante questa cosa. E in ultimo troviamo il no tube bias, che cos'è fondamentalmente? È il feeling col quale vogliamo che risponda la nostra testata, se vogliamo che suoni un pochino più vintage o più modern, quindi un po' più chiara, se volete passatemi il termine, o più scura e compressa. Qui abbiamo invece che uno switch su questo no tube bias abbiamo una regolazione con una specie di volumino, un trim molto piccolo, e tra l'altro è indipendente per i due canali anche in questo caso, cioè possiamo decidere che magari il canale pulito farlo suonare più vintage e il canale distorto più modern. Penso di aver detto tutto sulla
questione estetica di questa testata della Vox, io direi che non ci rimane altro che attaccarla e vedere un po' come suona e giocarci un po'. Bene, cominciamo, abbiamo tutti i potenziometri a ore 12, partiamo dal canale clean, saliamo un po' di gain, volume, ecco, un po' di master 1, scusate. Molto bello il suono clean. Vediamo un po' l'escursione del gain. Scendiamo un po' di volume. Sporca, ma nemmeno tanto. Questo volume di gain già siamo ancora, non dico clean, ma anche con il gain al massimo il canale pulito rimane comunque molto clean. Scendiamo di nuovo, riposizioniamoci come eravamo prima, che mi piace di più, come punto di partenza intendo. Vediamo subito il reverbero. Molto bello questo riverbero, che non è un riverbero a molla, sembra quasi una plate. Scendiamo un pochino. Vediamo un po' il presence. Aure 12 mi piaceva. Lasciamo così, lasciamo anche resonance per ora a ore 12, poi lo andremo a capire. Dunque, vediamo un attimino gli switch di questo canale pulito. Quindi abbiamo il bright. Ecco, qui sento per esempio la parte bassa che viene avanti, ovviamente. Vediamolo. Vedete? Esatto, figo. Lasciamolo per ora, lasciamolo anche senza fet. Vediamo un attimino il crunch di questo canale pulito. Prendiamo un po' con reverbero. Vediamo un po'. Ecco, la cosa che mi piace è che passando dal clean al crunch, le due modalità sono bilanciate, cioè non sento escursioni di volume esagerate. Quando abbiamo trovato un buon bilanciamento con il gain per avere un bel suono pulito che ci piace, il crunch è comunque lì, non è con un'escursione di volume estrema che dovremmo andare a ricorreggere. Possiamo utilizzare entrambi le modalità su questo canale in maniera molto naturale. Vedete? Bellissimo. Bellissimo.
vediamo un po' questo crunch, vediamo dove ci porta. Vediamo un po' il resonance qui, che succede. Anche il resonance può darci un suono ancora più fat. Passiamo al secondo canale tramite il nostro switchino, canale 2 quindi. Partiamo anche qui dai controlli a ore 12. Un po' di volume. Molto interessante, noto come a livello visivo i due volumi sono praticamente, diciamo, nella stessa posizione e i due canali sono bilanciati. Questa cosa è molto interessante perché ci aiuta a fare dei suoni bilanciati non solo a livello uditivo, diciamo, con il nostro orecchio, ma ci può dare una mano anche l'aspetto visivo. Altra cosa che mi piace è che il canale 2 è semplicemente un prolungamento di gain del canale 1, come potete sentire, cioè il suono non cambia, è lo stesso, la pasta armonica è la stessa, tra l'altro anche molto bella. Vedete? 1. È la stessa cosa. Saliamo di gain, vediamo un po' questo canale. Adesso siamo su rhythm, eh? Vedete, eh? Siamo ancora praticamente flat, eh? Vediamo un po' di medie. Saliamo un po' ancora. Ecco, questa cosa è molto interessante. Scusate, sono molto vicino alla testata, ovviamente c'è un po' di rumore. Quando passiamo da rhythm a lead, il canale lead già toglie alcune frequenze per enfatizzarne altre, per farci uscire nel mix. Mi spiego meglio, sento per esempio che nella parte lead l'equalizzazione cambia leggermente, vengono tolte un po' di basse e vengono aggiunte un po' di medie, proprio le frequenze che ci servono un pochino di più per bucare. Sentite la parte bassa. Sentite? Bene, adesso vediamo gli switch di questo canale 2, partiamo dal bright. Andiamo al fat, quindi più pancia, più ciccia. Andiamo a questo mid shift che, come dicevo prima, fondamentalmente è una rifinitura, o meglio è la parte media leggermente meno a fuoco. Quindi attivo. Togliamo. Siamo. No. E
Esatto, la parte media viene un pochino meno e viene sulla parte alta e la parte bassa del suono. Bene, adesso vediamo come possiamo influenzare il suono della nostra testata, il feeling della nostra testata, con il controllo che vi ho fatto vedere prima nel retro. Bene, partiamo da questo suono qui del canale Rhythm. Come abbiamo detto prima e come avete visto, abbiamo due trim separati per il canale 1 e per il canale 2. Partiamo da il suono vintage, quindi lo ruoto totalmente nella parte anti-oraria. Saliamo totalmente dall'altra parte. Yes. Andiamo in là. Ora siamo sul modern. La cosa che sento è che nel modern il suono si comprime un po' e diventa un po' più scuro. Sentite, modern, vintage. Modern, vintage. E satura anche un pochino di meno. Ora che succede? Adesso io ho fatto, diciamo, tutto vintage, tutto modern. Essendo un trim, noi possiamo posizionarlo a nostro piacimento con tutte le posizioni intermedie. E ripeto, questa cosa la possiamo fare separatamente sul canale 2 e sul canale 1. Vediamo come funziona sul canale 1, ma sarà la stessa cosa. In. Partiamo da vintage. Modern. Ecco, sul suono pulito possiamo sentire non solo ovviamente il cambio di volume come avete sentito, ma quello che avverto io sotto le mie mani è che il suono è nella parte, nel suono, diciamo, nella posizione vintage, è un pelino più vintage, quindi un pochino più, passatemi il termine, un pochino più sporco. Sentite, vintage, riguadagno un po'. Sentite com'è più marcio sulla parte vintage. Passiamo modern. Dove il suono ovviamente è molto più controllato. Vedete come si sporca il suono. Sentite questa punta di distorsione che esce fuori? Che invece sul canale modern, scusate, sulla posizione modern, sentite com'è diversa. Ora che succede? Anche in questo caso io sto andando agli estremi, vintage, modern. Ovviamente anche qua abbiamo tutte le posizioni intermedie per ottenere il suono che abbiamo in testa. Molto figa questa opzione. Bene, ora con un cavo jack-jack andiamo direttamente dall'uscita emulata alla scheda audio. Ho messo il power level in off, in mute, scusate, quindi non esce nulla dal cavo cassa e siamo praticamente in diretta senza usare nessuna cassa. Partiamo dal suono clean, niente male, crunch, veritiera questa uscita emulata. Andiamo al canale 2.
Figo. Lead. Bene ragazzi, credo di avervi fatto vedere un po' tutte le sfaccettature di questa splendida testata della Vox, questa MVX150H, testata con tante sfumature e con tante accortezze che la rendono veramente molto speciale. Io vi consiglio di provarla assolutamente e ci vediamo al prossimo video. Ciao!